Questa comunità noi la consideriamo come la casa di noi italiani di questa città, la nostra seconda casa. Voi avete sicuramente appreso che dopo la seconda guerra mondiale chi ha deciso di lasciare queste terre, perché è stato un cambiamento tremendo, ha sofferto tanto, ma non di meno hanno sofferto coloro che sono rimasti qui. Io sono della seconda generazione, anche della terza, si può dire, io non ho fatto nessunissima scelta, hanno fatto i miei nonni, i miei genitori. Però mi hanno educato in questa maniera qua perché erano convinti di essere italiani di questa città e questo senso di appartenenza me lo hanno come così inculcato dentro di me. Io mi sento una fiumana che sarebbe un'italiana di questa città. Noi a casa parliamo il dialetto. Così educato anche mio figlio, io ho avuto la fortuna, diciamo tra virgolette, per me è stata una fortuna, di sposarmi anche con un fiumano, un italiano di questa città. Perciò per noi era molto più semplice mantenere questa nostra identità, questa nostra cultura. Qui ci sono tanti matrimoni misti, però quando uno è convinto, allora persegue, se ascolta il proprio cuore, la propria mente, e continua a vivere per questa nostra cultura, per questa nostra identità. Fiume è una città complicata, con una storia complicata. Anche prima di quando c'era qui l'Italia, si parlavano, gli abitanti di Fiume conoscevano molto bene la lingua italiana. Perciò Fiume era europea, si può dire, da sempre. Io mi soffermerò a parlarvi solo della nostra comunità. Poi cederò la parola al signor Mario Simonovic, che è il vicepresidente di questa comunità, che è un giornalista molto importante nel nostro ambito, ha ricoperto cariche anche importanti perché è stato caporedattore. Noi in questa città abbiamo una casa editrice che si chiama Edit. Casa editrice che poco tempo fa ha festeggiato 70 anni di vita. Dall'altra parte abbiamo questo nostro carissimo, noi siamo orgogliosi di avere questa cara persona che è Giacomo Scotti, un uomo che è venuto qui, non è nato in questa terra, però è arrivato qui in questa nostra città e ha vissuto quasi da 80 anni, direi qualche, 75 anni sicuramente, vero Giacomo? Beh, avevo 18 anni. Ecco, quando è arrivato qui. È un scrittore molto importante, un giornalista molto importante che ha portato in alto il nome dell'italianità in questo territorio. Per quanto riguarda la comunità come comunità, noi siamo una comunità, siamo la casa di noi italiani, abbiamo festeggiato l'anno scorso 70 anni di vita, 70 anni di vita. Siamo la più grande comunità e la prima comunità che nasceva in questi territori dopo la Seconda Guerra Mondiale. La comunità di Fiume conta 9.000 iscritti, 9.000 iscritti. C'è una grande discrepanza tra coloro che si dichiarano italiani all'ufficio anagrafe e di coloro che si dichiarano di cultura o di madrelingua italiana qui nella nostra comunità. Noi stiamo portando questo discorso avanti del mantenimento della cultura e della lingua. Non è facile vivere in una città come minoranza, però torno a dire, quando sei convinto di quello che sei, difendi molto facilmente il tuo essere. Il Fiume è una città molto appetibile, sapete, anche se non lo si dice spesso. Perché è molto appetibile? In primo luogo perché è ricca d'acqua e nell'area carsica avere acqua significa un tesoro, tanto ricca d'acqua che qualcuno l'ha messa anche nell'anfora di Fiume, anche se qualcun altro ha detto che l'acqua sì è l'anfora e Fiume. Invece la scritta indeficiente sotto inesauribile non significa che l'acqua è inesauribile, ma che è inesauribile la fedeltà di Fiume alla casa d'Austria. Il fatto stesso che vedete le due aquile significa ancora casa d'Austria, niente se vuoi, vedete, niente che possa ricordare se vuoi.
Il fatto poi che le due aquile guardino tutte nella stessa direzione è inteso come un simbolo del fatto che qui, non lontano dal fiume, c'era il pericolo turco, per cui l'aquila doveva proteggere l'Austria dai turchi.